Buongiorno, le notizie di questa mattina, mercoledì 12 gennaio. I numeri del contagio, ma soprattutto quelli dell'occupazione dei posti letto negli ospedali, sembrano proiettare la Sicilia verso la zona arancione. Ieri i nuovi contagi sono stati 13.231. Ci sono stati altri 35 morti, numero che si riferisce però agli ultimi 9 giorni. Molti sindaci hanno chiesto per il loro comune l'istituzione della zona arancione, ma la sensazione è che con questi numeri tutta l'isola lo sarà tra breve. Nel weekend i parametri potrebbero determinare per la Sicilia il passaggio nella fascia con maggiori restrizioni. La situazione di emergenza in cui si trova il centro Covid di Ribera, dove sono occupati tutti i posti letto di degenza ordinaria, crea parecchie preoccupazioni all'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, che sta cercando di trovare delle soluzioni. Ci sono 40 persone ricoverate, altre 22 ad Agrigento. Il commissario Mario Zappia ha detto che è stato necessario riaprire la terapia intensiva dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento e per dare supporto all'ospedale di Ribera. Al momento non c'è bisogno, ha detto Zappia, di utilizzare l'ospedale di Sciacca. Tecnici del genio guastatori delle forze armate in soccorso alla città di Sciacca per sistemare i ponti danneggiati dall'alluvione dello scorso novembre. Si tratta degli attraversamenti delle zone Carbone e Raganella. Dal sopralluogo effettuato ieri è emerso che si possono collocare dei ponti modulari di tipo Bailey. Circa la tempistica, nei prossimi giorni verrà recapitata al comune di Sciacca una relazione sulla fattibilità delle opere richieste e sui costi di realizzazione. Sembra aver trovato una soluzione definitiva il caso del centro diurno Alzheimer, struttura che operava all'interno dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. I nuovi locali, individuati nel marzo del 2021, originariamente considerati insufficienti e fonte di disagio per gli utenti, sono stati adesso ampliati e ora sono pronti. L'associazione Mizzica ne dà notizie e considera questa importante novità positiva e rassicurante per tantissime persone che usufruiscono di questo servizio. Dopo il calcio, stop anche ai campionati regionali di pallavolo. Il Consiglio regionale della FIBA ha deliberato all'unanimità la sospensione fino al 23 gennaio di tutte le gare dei campionati regionali siciliani di Serie C e Serie D, tornei nei quali milita anche il Volley Club Sciacca. La decisione è maturata a causa del peggioramento dello scenario pandemico, dell'incremento della positività al Covid-19 e dell'aumento esponenziale del numero di richieste di rinvio gare. È tutto per il momento con queste, alcune delle notizie più importanti del giorno. A tutti voi, appuntamento a più tardi.